I cieli oltre il paradiso. Posso farcela, posso farcela. Orca miseria. Oh! Sì, vabbè. Sto cercando di fermarlo. Doug, proteggi Russell. Volerò adesso. Vabbè, ok. Reggiti forte. Pa 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 pa. Allora, usa la levetta analogica sinistra per pilotare l'aereo con Doug. Premi R1 per accelerare, L1 per frenare. Carl può mirare gli avversari con la levetta analogica sinistra e fare fuoco con cerchio. Oh no. Ah, ok, noi stiamo mirando, quindi. Precipitiamo. Non riesco a controllare l'aereo. Ok, sì, sono andato io contro il dirigibile. Dovevo un attimo capire i comandi, va bene. Allora lasciamo il fuoco automatico a Carl. Anzi, scusami. No, aspetta. Non posso cambiare il personaggio. Quindi io devo solo pilotare? Ah, no, funziona. Ho capito. Va a cagare allora. Ok, allora è una cavolata. In realtà pensavo che come tutti gli altri livelli separati. Ecco qua. Uno faceva una cosa e uno faceva un'altra. Dov'è? Andata. Pa 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 pa. In realtà è facilissimo, nel senso. Pensavo molto peggio. Poi vabbè, è un gioco Disney della PS2. Cioè, teniamo conto che quelli della PS1 erano molto peggio al tempo. Ai PS1 Times era is better. Poi ovvio sono le cose che uno dice da nostalgico stronzo. E poi magari in realtà non è mai troppo vero quello che si dice. Allora, dove sei che non ti vedo? Eccoti qua. Preso. Preso, però mi è venuto addosso. Stiamo fumando, Doug. Stiamo fumando. Vittoria. Cutta. Ce l'ho fatta. Primo posto nell'universo. Sapevo che ce la potevi fare. Dirigibile. A me fa ridere Doug così che pilota, però. Mi sa che abbiamo altro lavoro da fare, Doug. Sì, mi sa che dobbiamo sparargli. Rompiamo i suoi motori e lui rallenterà e forse precipiterà anche. Vabbè, un criminale di guerra, Hai solo 30 secondi? Minchia. Allora, aspetta. Ma dobbiamo andare anche dall'altro lato? Oh cavolo. Distruggi. Ho capito, ma non ce l'avrei mai fatta passare. Da come ero messo prima non ce l'avremmo mai fatta, Hai veramente 15 secondi per lato per fartela questa parte. Ecco qua. Mi sa che... Ok, no. Bastava che ne facevi... cos'è? Manz sta per entrare nella casa. Dicevo, bastava che ne facevi 6 su 8. Perfetto. Oh, sì, basta, finito. Ok. Record 4 minuti a questo giro, mi sa che erano un pochino tanti. Non, secondo me non avevano tenuto conto che qualcuno smesciava il cerchio, Dove sei, mio trofeo? So che sei qui. Questo fucile. Sì, vabbè. Ma no! Oh, yeah, dude!
Fine gioco? Ma dai, cuccioli! Ed eccolo lì il dirigibile. Addio, Kevin. Addio, piccoli di Kevin. Ora saranno al sicuro, Russell. Ma dai, ma ci sono anche i cani... Non portarne via neanche uno. Temo che siamo già piuttosto pieni per il viaggio di... Esatto. Oh, padrone, ti voglio bene. Belli. Che bella avventura, non è vero, tesoro? Minchia. Hai perso una casa e guadagnato un dirigibile. Ora dovrai spendere tutta la tua pensione in benzina per il dirigibile. Ci sta. Vabbè, in realtà basterebbe che vende... Guarda quei motori distrutti. Basta che vende, come si dice, un po' di robe che probabilmente Munz ha conservato. Un gioco di Asobo Studio. Però manca la casa, ma dai, cioè, il punto principale del film era che alla fine lui riusciva a portare la casa e lasciava lì e lasciava il ricordo della casa e della moglie arrivati lì. Munz alla fine mi ricordo che moriva. Non mi ricordo come però, cioè sono abbastanza sicuro che cadesse, ma non in quel modo, cioè la casa non è che cade e si distrugge, addio. Però il gioco è bello, a parte alcuni momenti, diciamo, in cui i comandi non andavano propriamente come volevamo. Però il gioco è stato bello, non ho nulla da recriminargli, se non appunto questa cosa dei comandi e ogni tanto questo backtracking... Forzato per forza. Cioè noi già dal primo livello sapevamo che dovevamo tornare indietro, molto più avanti, quando abbiamo preso la lente ingrandimento per la dinamite, per completarla al 100%. Ovviamente a noi non interessa completarla al 100%, perché il gioco era quello che ci interessava. Gioco e storia. E devo dire, sono piacevolmente sorpreso. Diciamo che questo era ancora il periodo in cui la Disney si impegnava a fare questi titoli. E infatti ti dirò che non è stato male. Anche se, ci ho pensato solo adesso, la mappa fatta in questo modo mi ricorda un pochino la mappa di Madagascar, il primo. Quando dovevi fare la selezione dei livelli avevano tutto sto percorso fatto con i tratteggi così. Era bello. Devo essere sincero, ad oggi... Madagascar forse è quello che ne ho il ricordo un po' più bello come gioco. Però stiamo scoprendo tanti giochi che veramente avrei voluto scoprire da più piccolo. Perché è un gioco del genere, certo, magari, per carità, non è il più bello possibile. Però sai, da bambino ti metti, giochi, rigiochi, ti rifai appunto i livelli per completarlo. Perché al tempo ovviamente non esiste il concetto di platino e cose del genere. Esiste il concetto di voglio giocarlo, voglio completarlo, l'ho completato, sono contento con me stesso, posso dirlo ai miei amichetti. Comunque signori, grazie a tutti per avermi seguito anche in questa serie. Come ho detto, è una serie che sta andando avanti alla scoperta di titoli che non ho giocato e di altri che invece già conosco. Infatti dopo di questa arriverà un titolo che appunto ho giocato da piccolo, mi è piaciuto molto e spero piacerà anche a voi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!